La scrittura della storia Il Liocane ha beneficiato di un input che ho ricevuto attraverso un video di Massimo Sassori, uno youtuber che seguo, un fisico, fisico quantistico. E Massimo Sassori riferiva di un esperimento scientifico che a suo avviso era stato, come dire, una sorta di mancata serendipità. Alcuni clinici, cercando di aiutare una signora che soffriva di epilessia, si erano resi conto che ogni volta che introducevano degli elettrodi in una parte specifica del corpo di questa donna vedeva la stanza da una prospettiva diversa rispetto a quella in cui il suo corpo era collocato. E in un articolo che avevano pubblicato avevano specificato il posto preciso all'interno dell'area specifica in cui ad ogni somministrazione di stimolo il corpo, cioè sul cervello, la risposta era questa percezione della stanza da un punto diverso. A questo punto Massimo Sassoli chiede all'editore se hanno verificato, diciamo, gli autori di questo articolo, se questa percezione era una pura illusione o si trattava di un dato reale, quindi se magari avevano provato a collocare un oggetto in qualche posizione. E se la signora che riferiva di vedere la stanza da una posizione diversa, dalla sua posizione riusciva a percepire quell'oggetto. La risposta degli autori fu che, non essendoci una letteratura scientifica che dava credito alla possibilità di un'uscita al di fuori dal corpo, loro non avevano assolutamente verificato questa ipotesi. Così la storia del Liocane vuole essere la storia di una persona che ha un'esperienza al di fuori della normalità e che non crede in questa esperienza. Un'esperienza che può essere un'esperienza spirituale, un'esperienza. Questa persona non crede in questa esperienza, non dà fiducia a questa sua sensazione. E nella fattispecie si comporta come se questa esperienza potesse essere una sua occasione per lucrare. Ad ogni modo non voglio spoilerarvi il film. Vi voglio soltanto dire che questo non è un film contro, quindi contro nessuna forma di religione. È un film che vuole soltanto mostrare la nostra realtà da un punto di vista diverso, un punto di vista diverso che non è quello classico, scientista a cui siamo abituati, che in qualche modo diamo per scontato, ma ovviamente non è neanche un punto di vista di un particolare credo. Ho scritto il mio cane motivato, non lo so, non lo so, ho scritto il mio cane motivato,